DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Live Motel. Tearing down your house tonight. DJ Fox Radio, buonasera a tutti, io sono Mauro, benvenuti a Live Motel. Venerdì sera sono le 21 e siamo il CPG come tutti i venerdì, o quasi, e questa sera abbiamo due ospiti che sono venuti a suonare con noi e per voi, e sono Ilaria Allegri, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Prima le signore e certo, poi i musicisti. Alberto Scalano alla chitarra. Buonasera a tutti. Buonasera Alberto. Allora, bentornato anche a te a Grazie. Live Motel, tu sei già stato ospite di Live Motel qualche tempo fa. Sì. E quindi bentornato. Grazie. Eri in un'altra occasione, un'altra formazione. Sì. Suoni ancora con quella formazione lì? Non più, faccio collaborazioni con il batterista, quello che suonava il Caon. Sì. Si chiama Fabio Fornaro. Sì, appunto, sì. Ogni tanto lo vedo in qualche progetto. Sì, sì, anch'io lo di noi, Internos. Sì. Sono molto contento di essere qui questa sera. Bene, bene. Anche noi, e tu, appunto, sei da ormai il chitarrista di Ilaria a questo punto. Sì. Sei... È mio. Tesoro. Si parlava di band, si parlava di gruppi, perché Ilaria comunque è qua questa sera con un unplugged, un set acustico. Abbiamo parlato appunto già del fatto di portare più o meno persone. Alla fine ci siamo accordati per fare chitarra voce, che è sempre una bella cosa. Ma sì, infatti sarebbe stato un po' più complicato, diciamo, portare la batteria, il basso, il vibrafono, che abbiamo. È uno strumento ingombrantissimo. Bellissimo. E effettivamente sarebbe stato, vabbè, interessante. La prossima volta lo faremo. Ma dai. Sì, infatti. Adesso intanto salutiamo la band, allora. Presentiamo la band. Certamente. Oltre ad Alberto Scalano alla chitarra, ovviamente, abbiamo Lorenzo Principe al basso. Sì. E Paolo in serra alla batteria, sì, che è già stato batterista dei Baustelle, Giuliano Palma, anche sì, lui, una bella esperienza, una bella carriera musicale, ma come tutti, che sono dei nomi che vi fanno venire infatti. Poi abbiamo Lodovico Berto al vibrafono, sì, appunto, e poi ci sono io, e quindi siamo un bel quintetto. Mi dicevate che appunto siete una band, un gruppo, ma soprattutto dal punto di vista umano c'è un bel rapporto tra di voi, che è una cosa fondamentale. Assolutamente. Sì, ci siamo trovati veramente bene umanamente, infatti ci divertiamo, sembriamo tutti un po' in gita quando si parte, quando suoniamo, quando proviamo. Arriviamo sempre alle prove veramente demoliti, stanchissimi. Sì. Il mercoledì sera è veramente tremendo per noi. Bello suonare, ma arriviamo veramente stanchissimi. Però comunque non abbiamo ancora cioccato, dai, nonostante le stanchezze. No, vabbè, magari qualche fa un bagno, ma giusto così. Ma allora, esiste all'interno del gruppo, esiste, diciamo, un leader, oppure avete tutto diviso il numero delle persone? Ma diciamo che il progetto parte da me, in quanto scrivo i pezzi, questo, i brani sono in una fase, diciamo che comunque a livello di scrittura sono abbastanza all'inizio, nel senso, sì, che io canto da una vita in diverse cover band, diversi, sì, progetti, ho fatto la corista, ho fatto, sì, un sacco di cose. E quello esce fuori, no? La padronanza vocale. Sì, e diversamente invece ho iniziato questo progetto appunto di scrittura da sola, sì, e sono proprio all'inizio. Quindi, come cantautrice, diciamo, proprio. Sì. Cantante e autrice. Esatto, sì, che poi a me piace dire cantastorie, perché... Cantastorie, sì, sì. Beh, sì, sono... Quindi essendo all'inizio, diciamo, per il momento è un po' più in mano mia la cosa, sì, ma... Sì, sì. Ma anche perché immagino che tu concepisci le canzoni con certi suoni o comunque certe melodie, e poi, sì, loro
che sì, magari sono dei musicisti ottimi, sì, sì, ti sanno poi, te le sanno poi vestire in maniera, quindi si diventa poi una cosa veramente di gruppo. Sì, anche perché loro tendenzialmente ricevono il materiale che magari è una canzone scritta appunto, cantata da me, suonata da me, del malissimo, demo. Sì, sì, proprio, infatti sono intanto secondo me devono interpretare, ma che nota è questa? Ah, ho messo le dita lì, magari in bagno, no? Con la doccia, esatto, lei col telefono. Ma infatti io studio jazz per quello, per interpretare le note sbagliate di Ilaria, per capire cosa fa. E quindi poverini, ho scritto questo, ragazzi, ascoltate sta roba, poi arrivo in sala e dicono no, vabbè, non abbiamo ascoltato, ma non si capisce. Sei tranquilla, adesso facciamo la rivediamo. Sì, ci porta ingredienti, noi sì, esatto, ci sono un po' di ingredienti che poi vengono messi insieme. Soprattutto non avrei modo magari di spiegare diversamente, nel senso che posso far sentire cosa ho in mente cantandolo piuttosto, sì, che sì, sì, sì. Ma non potrei comunque dare indicazioni per esempio a Lodovico che suona il vibrafono, certo, ma non so niente, cioè, sì, sì, schiaccia lì, fai quel tasto lì meglio. Sì, sì, lo immagino. Che non significa nulla. Allora, abbiamo parlato con Ilaria, abbiamo ascoltato la sua voce fino adesso, ma adesso vogliamo anche sentirla cantare. Oh, a questo punto, sì, sì, finalmente liberiamo questa... liberiamo questa belva. L'usignolo. Cosa ascoltiamo? Con cosa iniziamo questo set, Ilaria? Allora, iniziamo il set con uno dei brani che fa parte dell'EP. Sì, che poi presenteremo, esatto, ne parleremo, sì, sì, certo. Assolutamente, questa è Un bacio alla volta. Un bacio alla volta. Sì, allora, esatto. Ilaria Allegri con noi al Live Motel. Volgo la
This is Live Motel. Ilaria Allegri alla voce, Alberto Scarano alla chitarra jazz. Oh yes! Perché tu sei un chitarrista di jazz. Ah, non esageriamo, sto studiando, diciamo che ho iniziato da però si sente tre anni un percorso, grazie. Si sente, queste pennate sono abbastanza jazz. Grazie, sto facendo un corso in un'accademia che si chiama MMI, Modern sì. Music Institute Piemonte. E sono con Simone Caputo alla chitarra, quindi mio maestro. E non è parente di Sergio? No. Beh, aveva magari un suo perché anche lui. Sì, sì, sì. E quindi mi sta insegnando i segreti, insomma, della musica jazz, che è molto più complicata rispetto alla, diciamo, classica musica popolare, perché sì, ha delle, un'architettura molto più, sì, perché non ha armonie, articolata, esatto. Quindi non, puoi non spaziare, un... puoi fare quello che vuoi, insomma. Ma te la imbaro io, te la imbaro. Ma cosa ti servono gli altri? Te la imbaro. Io, allora, sinceramente non sono un amante del jazz, no? Proprio perché io sono più per le armonie, mi piace molto le melodie, sono molto melodico. Non neomelodico. No, ti voglio bene. Però il jazz, comunque riconosco che i batteristi, i chitarristi migliori sono poi quelli che suonano, che fanno jazz. Ma guarda, in realtà ogni genere, nel senso, è a sé. Se ti piace una cosa ti piace, se non ti piace non ti piace. A me il jazz all'inizio non mi piaceva, però capendolo, studiandolo, proprio per quello, ecco, sì, ho imparato ad apprezzarlo, perché non è per orecchi, non è per tutti i tipi di orecchi, sì, cioè, esatto, nel senso che magari alcune persone amano la musica pop italiana, Battisti, Dalla, anche loro comunque hanno delle armonie, cioè, belle, belle. Esatto. Manca a me. Poi io adoro, li adoro. Io adoro la musica americana, sì, adoro il soul, il funk, adoro i James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, sì, che comunque sì, anche loro al loro interno hanno questa componente, quindi sì, c'è un po' ovunque. Però il jazz puramente jazz, bisogna saperlo, quindi Coltrane, Miles Davis, codificare, esatto, per Coltrane, fare i nomi, so, Charlie più, Parker, sì, quello, sì, sì, Wes Montgomery, chiunque, cioè, jazz americano proprio di sì. E bisogna saperlo codificare, quindi bisognerebbe leggerne, studiarne la struttura, sì, l'architettura, sì, per capirlo, perché sennò uno sta lì 5 minuti, ascolta un pezzo, diciamo, e dice vabbè, ma mi annoio, come due che guarda il treno, però sì, esatto. Adesso mi sono visto un live da poco di Larry Carlton a Lugano, del Jazz Festival di Lugano nel 2011, sì, è un chitarrista pazzesco, bravissimo. Sì. Mi hanno invitato al Festival Jazz di Lugano, ma è in estate, no? È luglio. Sì, penso che sia d'estate, sì, quando invitato l'ho visto era all'aperto. Quindi sì, sicuramente sarà una bella esperienza, perché ci sono dei gran nomi. Sì, è pieno, ma poi anche il festival di Montreux. Sì, sì, beh, Montreux ci sono stati tutti, sì, anche yes, Stevie Ray Vaughan, sì, sì, andato anche Stevie Ray Vaughan, che ha detto, ma questo jazz, però ha suonato le azziti di tutti. Anche gli Yes nel 2003, sì, sono andati, però non c'entravano niente. Loro sono prog, sì, ma... Però sì, sì, nel nome del jazz comunque richiami anche delle sonorità che effettivamente sono grandi, pur non essendo jazz. Certo, assolutamente sì. Tu invece, Ilaria, da cosa arrivi? Mi sa che ti piacciono i cantautori, questo l'abbiamo capito. Sì, ma io... Sì, da ragazzina cosa ascoltavi? Ma io ho sempre ascoltato la radio, sì, con i miei, fondamentalmente. Siamo stati grandi cultori, tuttora i miei sono comunque molto legati alla musica, sicuramente più quella italiana, cioè sì, loro comunque, mia mamma per esempio è una grande appassionata di Battisti, ecco, e diciamo che Battisti è uno dei primi nomi che mi viene in mente quando mi chiedono, certo, ma provenienza, cosa ti piace musicale. Sì, Battisti, mi piace moltissimo Battiato sì, per i testi soprattutto, che sì, anche sì, lui sì, non è per tutti, cioè Battiato è un altro che, beh, probabilmente... ha fatto cose, se tu vai con Fetus, Pollution, Click, questi dischi qua, esatto, sono, sì, non sono per, esatto, tutti, esatto, non sono proprio per tutti, quindi a volte... sì, ma anche il disco che ha fatto con Pinax recentemente, che è ritornato, esatto, insomma, esatto, sono cose molto difficili da digerire, molto difficili, sì, sì, però io lui proprio mi fa emozionare tantissimo quando... sono stata a vedere i suoi concerti anche di recente. Sì, sì, sì. È sempre un. L'ho visto l'anno scorso con Alice un paio di volte. Io l'ho visto 2 anni fa invece, sia a Milano che sì, sì, aveva fatto poi un festival all'aperto, vicino ad Asti, mi sembra. Era venuto a suonare, sì, pioveva sì, grosso un dito, è stato un disastro, però poverino. No, e no, poi... vabbè, ovviamente. Ma poi anche le cose, oltretutto, che fa.
più biecamente pop, no? Sì. Anche perché lui ha fatto anche dischi molto pop. Sì, sì, però sì, sono comunque su un altro livello. Non, è una roba. Non puoi dire che è un pop di Emma. No, è incredibile. Poi è incantabile. Cioè, sì, tra le altre cose. Sì, sì. Lui riesce a far diventare è incredibile, magico anche il pop. Ecco, sì, quindi. Sì, lui ha veramente. Cioè, L'ombra della luce, che è un pezzo che. Sì, recente. Era nella raccolta questa che è uscita l'anno scorso. Ah, ecco, sì, perché sì, in realtà sì, poi sì. Sarà un pezzo sì, comunque abbastanza. Certo. Però veramente io l'ho sentito, ha aperto il concerto a Milano in questo posto bellissimo, comunque in teatro, così ha aperto con questo brano, ma io ho iniziato a piangere, raga. Ma mi sono sentita proprio, ho detto, madonna, ma cos'è roba? Cioè, proprio un pugno. Ha una capacità veramente di coinvolgere, emozionare. Sì, molto. E anche già in fase di scrittura, effettivamente, sì, perché sì, anche sì, ricerca sì. Sonora, no, e esatto, arrangiamenti, esatto, insomma, sì. È tutta una serie di cose che. Sì. E cosa, c'è un po' di Battiato anche nella tua c'è musica? Un po' magari. Sei riuscito a portare un po' di. Ma. Sai, le influenze sicuramente sono tante, sono diverse, anche appunto De André mi piace moltissimo, sì, certo. Però no, si può dire mi piacciono, ma non so quanto poi ci sia di loro, sì. Magari appunto, ripeto, sì, sì, magari sì. Ci fosse un po' di più. Ma poi sai... ognuno ha il suo stile, infatti, Ilaria ha il suo stile, ma sì, ma poi, ma uno poi ascolta veramente di tutto, io ho a che fare con tanti musicisti, sì, no? Sì. Poi mi rendo conto che arrivano, magari sono un gruppo, uno ascolta magari Britney Spears, l'altro ascolta i Kiss, no? Sì, sì. Quindi c'è tutto poi un insieme di musiche, che, di provenienze, che poi messe tutte insieme formano quell'amalgama che fa il suono del ci sono un sacco di cose che ti possono conquistare di tanti artisti che magari appunto non ti piace tutto, ma sì. Qualcosa ti influenza, sì, sì, sì. Per un periodo per esempio ho ascoltato moltissimo Edward Sherrip nei Magnetic Zero, sì. Che è un, non so chi questo, poi te lo faccio ascoltare. Che comunque è un cantante che ha riunito nella sua band tantissimi elementi, ma tanti, cioè è una roba incredibile. Sono andata a sentirla a Milano e c'erano sul palco due pianoforti, due batterie, sì, cioè sì, proprio sì. Tipo Frank Zappa con... tante sì, cose sì, sì. E, con suoni molto belli, cori, un sacco di voci, ecco, sì, a me anche lì sì, le armonizzazioni, le voci dei mi piacciono moltissimo, io pazzesco sono, per i cori, quindi, sì. E quindi allora ritorno. Quelli fatti bene. Eh sì, e quindi quando penso ai cori vado direttamente nella musica anni 60. Sì. Beh, comunque... questi cori femminili. Ah, mamma mia. Pink Floyd, per esempio, hanno fatto dei lavori eccezionali. Mamma Pink Floyd, mia. No? Sì, le canzoni sì, dei Pink sì, Floyd sì, sono ma anche usati le canzoni, da loro. Sono... Anche le canzoni italiane. Cioè, sì, se... sì, sì. È pazzesco, anche solo sentire la Tremarella di Vianello. 4 più 4 di Nora Orlandi, chi se li ricorda? No, voi siete troppo giovani. Sì, però mi ricordo la cricca. Vabbè, guarda, ascolto musica proprio. Canzonissima siamo. Io sono vecchio, no, no, sono vecchio, ragazzi. Allora andiamo ancora un po' di musica con Ilaria Allegri. Sì. E il prossimo brano cosa ascoltiamo? Prossimo brano Zitto. 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 A me? A te. Zitti. Ilaria Allegri Live Motel con Alberto Scarano. Mi piaci anche quando stai zitto, a dire il vero solo in quel momento. Hai sempre qualcosa da dire, sempre qualcosa per cui valga la pena parlare. La vita passa in fretta, abbiamo qualche occasione buona. Lenzuola, mentre il cuore lavora. Ah. Hai già parlato di questo e di quello, con gli occhi chiusi non vedo e non sento.
letto. Quando la notte togli il dischetto, nessun consiglio banale, filosofia morale. La mitraglietta, non ha mai tempo per ascoltare, neanche fra le lenzuola, mentre il corpo lavora. Hai già parlato di questo. Live Motel. Ilaria Allegri a Live Motel con Alberto Scarano. Allora, questo brano era preso da questo disco, questo EP. Sì, sì, io ho fatto un EP. Ecco, che si chiama Ti ho perdonato. Ti ho perdonato, sì, ti ho perdonato. Esperienza personale, vissuto, beh sì. Ma sì, sì, nel sì, senso che le canzoni che scrivo arrivano tutte da storie che possono essere mie o un po' rivisitate, certo, oppure un po' romanzate. Qualcosa che mi ha, diciamo, toccato in qualche modo, nel senso che tendenzialmente può essere anche solo una parola che magari mi piace particolarmente e la voglio assolutamente in un brano, no? E se la sento tante volte, poi dico, no, questa ci deve proprio stare in qualche modo. Certo. E magari viene ricamato poi intorno tutto intorno, ti metti il castello. Esatto, tutto un castello che però comunque mi riguarda, cioè certo, anche sì. Chissà in che parte, ma comunque c'è, ci sono io sì, dentro. Sì, esperienze che comunque magari sì, vissuto. Allora, i testi di questo disco, di questo EP sono... Ne parlavamo prima di iniziare e sono molto carini. Grazie. Io non vorrei avere, no, non vorrei essere nemico. No, ma guarda, sicuramente ho un modo di scrivere che non è, non lo so, è diretto, comunque è, sì, diretto, è spontaneo. È spontaneo, sì, sì. E mi prendo per quella che sono, certo, nel senso che sì, tendenzialmente sì, sono così. Sono abbastanza irruenta. Però poi, da quanto ho capito, ti basta poco, no? Per smontarti, sì, per farti tornare il sereno, sì, sorriso. Sì, 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 pochissimo. Un bacio appassionato. Un bacio appassionato, per esempio. Sicuramente quello aiuta. Beh, d'altronde bisogna anche vedere un po' però la persona che cosa ti ha fatto. Sì. Adesso al di là della canzone, no? Se sì, uno sì, è proprio
fatto lo stronzo alla grande. Ma insomma, ti devo dire che, per esempio, proprio Ti ho perdonato è uno di questi esempi in cui in realtà volevo che ci fosse, è nata quasi per esercizio, dovevano esserci delle determinate parole, perché anche lì poi uno si trova ogni tanto a sperimentare, magari prendere delle parole a caso e se ti piacciono cercare di metterci qualcosa intorno, no? Certo. In questo caso, per esempio, in Ti ho perdonato doveva assolutamente esserci il fischiettio, il mio modo di che sono io che fischio, certo, nel pezzo, ed è qualcosa che io faccio sempre, cioè, io fischio sempre. E il gioco era che nella nostra famiglia mio nonno anche lui fischiava sempre. Ah, quindi fischiava sempre, tant'è che a Comacchio la famiglia di mio nonno era chiamata gli Stuflen, i fischiatori. Sì, certo. Allora, quindi doveva esserci il fischio, e poi mio nonno era un marinaio. Quindi anche lì la parola marinaio, la persona, però mio nonno in realtà era una persona, infatti anche nei testi di è entrato in questo in questo pezzo, ma in realtà mio nonno è stata una persona che ha amato mia nonna tutta la vita in maniera pazzesca, cioè tutt'altro che un marinaio, tutt'altro, di cui parli. Infatti lui, io ho tenuto tantissime lettere, cioè mio nonno è stato in marina per 3 anni, quindi il militare l'ha fatto 3 anni in marina e mia nonna lo aspettava, certo, no? Poi sono sposati quando è tornato, ma io ho delle lettere, ragazzi, che brividi proprio. Lui scriveva delle cose tipo, altro che chat di oggi, no, ma delle cose poi c'era tutto un altro, Teresina, solo il pensiero di sfiorarti di nuovo la mano per me è fonte di emozione. È bellissimo, bellissimo. E quindi paradossalmente ho scritto poi la canzone contraria, no, cioè è venuto fuori altro, cioè, ma oggi abbiamo il texting, il sexting, come è un minestrone, aiuto davvero, che disagio. Sì assolutamente. Ragazzi, allora, ancora una canzone, così arriviamo a metà trasmissione e poi ascolteremo veramente Ti ho perdonato nella versione che che dell'EP in studio, arrangiata e finita. Ok, cosa ascoltiamo? Cosa vuoi? Vuoi una cover che è stata inserita? Andiamo con la cover, dai. Andiamo con la cover? Sì. Bello, ok. Bene, facciamo uno staccato di cover e poi Ti ho perdonato. Perché anche questa meritava di... Benissimo. Cosa ascoltiamo? Che cover è? Oppure me la fate la sorpresa? No, vabbè, fai lo spiegone della cover, dai. Dopo. Ok. Cover sia. Cover Ilario sia. Allegri e Alberto Scarano, Live Motel. Perché?
Ilaria Allegri e Alberto Scarano in questa cover di Lola Falana. Lola Falana, meravigliosa, meravigliosa. Lola Falana non è quella che si è fatta poi suora. Esatto. Bravissimo! Piano! Ho urlato, ero emozionato. Beh, una notizia così effettivamente. Una showgirl, sì, cantante fantastica, si è poi fatta monaca di clausura. Esatto. Incontrato... a Las Vegas, però. Sì, sì, sì. A Las Vegas. Ha incontrato comunque... il signore. Peccato, molto peccato, perché noi eravamo tutti amici di Lola. Beh, certo. La Lola tira più un pelo di Lola. Che... Brava, esatto. E non parliamo della mucca, quella del latte, no? Sì, quella della Lola! Non è quello. No, meravigliosa artista, veramente una donna... Sì, sì, sì. Tutta donna. Tutta donna. Lei davvero... Davvero tutta donna, e la cantava così, cantava questa canzone in modo così suadente. Poi degli anni 60, Micio 70, una. Quindi sì, incredibile. No, veramente sì, bellissima. Sì, sì, sì. E io ho voluto scegliere una cover, perché comunque secondo me poteva starci. Certo, assolutamente. Tutto sommato. Poi fatta anche molto bene con la chitarra. Sì, divertente. Guarda, sì, poi sì, dal vivo ci divertiamo, perché immagino. Io vado dai ragazzi e vado a stuzzicarli. Il mio amicioni. Ci molto piace. divertente. Sì. Ragazzi, facciamo una piccola pausa, un piccolo stacchettino, e yes, poi torniamo subito con Ti ho perdonato in versione CD, e poi torniamo qui con la musica dal vivo di Ilaria Allegri e Alberto Scarano. State con noi. Oh, yes. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, finché reggono le suole, lasciare ad altri quella vita di sventure. La strada è aperta, la porta pure. Ed è così che sei andato in porti nuovi, a toccare qualche donna e molti errori. Un marinaio che racconta d'essere uomo, nel mondo amato, a casa solo. Sei tornato a casa senza far rumore, bocca chiusa ma sul collo un altro odore. Ormai lontane quelle donne d'avventura, lavati in fretta, ho io la cura. Fox Radio, siamo tornati qua con Ilaria Allegri e Alberto Scarano, sono ormai le 9:40 circa
È pieno weekend ormai, siamo in zona weekend. Voi cosa fate questo weekend? Noi questo weekend io sono in giro per concerti con i miei ragazzi, con i miei ragazzi della cover band dei Revit, sì, che saluto. Sì. E siamo un po' in giro e quindi ci facciamo un po' di... Che è anche un divertimento di quello, eh? Sì, sì. Saremo sabato sera siamo a prosciuttiamo un evento bellissimo nella Valle d'Aosta, cibo e musica, bellissimo, guarda, veramente un evento divertente con un sacco di gente, ci siamo noi, ci sono i Blue Beaters, veramente sì, è un evento carino di Giuliano Palma, niente male, sì sì, bello, sì sì, infatti dicevi prima che è il batterista. Sì, in realtà in un'altra situazione, sì, sì, ha sì, suonato sì, con un po' di certo, gente, con Giuliano Palma da solo però. Sì, sì, sì. Invece, sempre parlando dei Blue Beaters, mi collego a me, Cato Senatore, che è il chitarrista dei Blue Beaters con Parpaglione attualmente, sì sì, con Parpaglione che suona il sax, hanno suonato nel mio disco, nel brano che abbiamo eseguito prima, Zitto, sì, ci sono delle parti di chitarra e di sax che hanno suonato loro, quindi, fighissimo, sì sì, fighissimo, hanno fatto questo cameo ben gradito. Bene bene. Allora, abbiamo ascoltato questa Ti ho perdonato in versione appunto dal CD, quindi yes, dall'EP, che tra l'altro si può trovare in tutti i store digitali, ovviamente, quindi chi ha gli abbonamenti o... Sì, sì, è vero, si trova Spotify, sì, YouTube... Certo, Apple Music... Amazon, sì, esatto, sì, 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 tutti, è stato distribuito praticamente ovunque, sui canali appunto, quelli che ormai... Tutti i giovani, è giusto, tutti quanti, sì, sì, usano, sì, sì. E invece poi il disco fisico lo possono comprare ai miei concerti. Sì, ma sì, me lo porto perché visto che comunque sono all'inizio e visto che mi piace questo scambio con le persone che lo comprano, perché comunque io li guardo negli occhi tutta la sera, cioè gente che viene a sentirmi, giusto, comunque passano molto tempo, passano quelle due ore con me, è un rapporto, è un anche bel quello, rapporto, sì, sì, mi sì, piace, sì, che certo, vengano a dirmi ma guarda mi piace, lo compro, certo, fammi la dedica, sì, l'autografo sulla copertina. Sì, comunque che è qualcosa diverso, di bello, sì, 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 sì. Guarda, io sono uso tantissimo la musica ormai da streaming, no? Sì. Pago un abbonamento anche regolare, io, infatti lo diciamo perché anch'io, assolutamente. Assolutamente, anche perché gli artisti, noi lo diciamo spesso, gli artisti lavorano e certo, spendono un sacco di energie, anche di soldi, sì, e quindi è giusto che già comunque questi servizi non è che coprono d'oro gli artisti. No, no, infatti purtroppo, infatti no, ecco, però caspita, bisogna veramente... E quindi almeno, insomma, vuoi pagare questi 10 euro al mese per sì, avere, no? Sì, cioè, sì, li sì, paghi per avere un telefono, per avere i minuti, sì, e i giga, no? Sì. E pagati anche 10 euro. Questo pisce di più chi non lo fa. Non mi dispiaceva quando facevano l'offerta 3,99 al mese per tre mesi. Qua... Tipo 9,99 euro per tre mesi, non al mese. Beh, non era male, era una bella offerta, però adesso più o meno io no, pago, no, ma io no, ne pago 7,5 7 euro e mezzo, perché c'hai i contatti, c'hai gli amici, perché no, perché siamo in due, quindi facciamo sì, la famiglia di uno di questi cosi, sì, e paghiamo 15 euro al mese in due, già certo, sì, però è giusto comunque, ripetiamo, la musica pagarla, e soprattutto per realtà come quella di Ilaria, che è sì, primo EP, è giusto che abbiano modo anche di reinvestire, no? Andare avanti, sì, e fare musica e continuare a... Che poi è proprio l'obiettivo, cioè uno, almeno io, comunque il soldino lo metto da parte per le cose future, infatti, il prossimo disco. Ma infatti, infatti, quindi chi ruba in questa maniera, chi si cracca le app come questa... Non è sicuramente ben visto. Non da fatelo, noi, assolutamente. No, non lo fate. Allora, Ilaria, tu hai già qualcosina di nuovo nel cassetto che stai provando? Hai già in cantiere qualcosa? Sì, ho in cantiere dei brani che abbiamo già anche provato con i ragazzi. Sto pensando in che direzione andare. Musicalmente, sì, sì, perché comunque l'originalità dei brani che quelli che si sentono nel disco, certo, le versioni del disco sono state fatte, sono state appunto create con Daniele Libassi e Marco, sì, Lamagna. Marco Lamagna, che è bassista di Finardi, Giovazza, Finardi, sì, 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 esatto, che sono qua fra pochi giorni. Dai! Anzi, lo possiamo dire, la prossima puntata di Live Motel sarà proprio con Giovazza. Ah, ecco bene. E quindi appunto, avendo fatto un lavoro di un certo tipo con certe sonorità che arrivano tendenzialmente da Daniele,
sono indecisa se fare un percorso più acustico o tornare di nuovo un pochino a lavorare con lui, proprio perché non vorrei cambiare già. Sì, sì, sì. Cioè la sonorità certo. È partita così, mi piacerebbe fare ancora un pezzettino così. Confermarla, però sono ancora un po', sì, sono sì. Ancora un po' nel i pezzi ci sono, devo solo guarda, secondo me decidere da che parte andare. Secondo me avrai sicuramente un uno step ancora più avanti, mm-hmm. Confermando appunto le tue sonorità, però sarai un gradino più su, un gradino sì, più avanti, sì, quindi sì, ma infatti il cammino professionale è quello, non sì, si cresce. Esatto. Non ci dormo la notte, però... Beh, già quello, già l'evolversi, già il sì, maturare sì, sì, sicuramente sì. Comporta una modifica un po' del suono. Sì, no? Ma anche... poi guarda, ti dico, io scrivo canzoni da 10 anni, ho deciso di uscire soltanto adesso perché queste mi convincono, ma sì. Ci sono delle cose che quando le riascolto dico, caspita, però anche questo meriterebbe una chance. Sì, 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 anche le canzoni nel cassetto. Eh sì. Allora, torniamo alla musica invece proprio da vivo, torniamo a Ti ho perdonato, a questo EP, yes. Da cui abbiamo già ascoltato Un bacio alla volta, sì, zitto, e Ti ho perdonato nella versione, esatto, nella versione che ascolteremo anche sì, esatto, sì. La prossima invece? La prossima è Se fossi qui, sì. È il pezzo più soft di tutto l'EP, sì. Quindi... ascoltiamolo. Ascoltiamo. Sì, ascoltiamo. Sì, è più soft. E questo è più soft. È sì. Ilaria Allegri e Alberto Scarano. Se fossi qui ti farei l'amore, senza dire mai dentro di me non farai rumore quando te ne andrai, come due ombre noi, sempre nascosti, in un abbraccio nessun rancore, mai dire mai. Come abbiamo speso il nostro tempo tra una corsa ed un affanno, come onde in mare aperto, ed aver paura che anche il vento si sollevi sull'inganno e ci porti allo scoperto. Se fossi qui ti direi parole, cose che già sai, cose di chi non sa quel che vuole, resta, rimani, quando te ne vai. Solo due ombre noi, niente di più. Come abbiamo speso il nostro tempo tra una corsa ed un affanno, come onde in mare aperto, ed aver paura che anche il vento si sollevi sull'inganno e ci porti allo scoperto. Ah, 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 ah. Non aver paura che sia il tempo una corsa o un inganno a portarci in mare aperto, lasciarsi prendere dal vento, sollevati dall'inganno e di nuovo allo scoperto. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yeah.
This is Live Motel. Ilaria Allegri, Alberto Scarano, un pezzo meraviglioso, veramente molto bello, con grazie. Questa un'atmosfera, vabbè, questi brani sono molto belli anche fatti acusticamente, quindi rendono molto, arrangiati hanno, ovviamente come tutte le canzoni, infatti poi unplugged, però rendono veramente tantissimo. Poi questo cameo finale. Ah, lei, oh, grande, grande, l'ha colto, ecco, voleva farli a lui. Ma no, ma infatti guarda, sono felicissima che tu abbia colto. Salutiamo Antonella Ruggero. Salutiamo Antonella Ruggero, veramente. Ciao Anto. Magari guarda, ci sta ascoltando. Che ne sai? Guarda, ti dico, a proposito di passioni, musica italiana, sicuramente Mattia Bazar, Antonella Ruggero non poteva mancare tra i miei preferiti. Sì. Cavallo Bianco è un pezzo che adoro. È un pezzo incredibile. Meraviglioso. Sì, sì, ho pensato dal vivo, in realtà, perché nel disco non è fatto in questo modo. Sì, sì, non c'è. Esatto. Ma con Alberto, a un certo punto, quando ci siamo trovati a suonarlo dal vivo, anche con gli altri ragazzi, ovviamente, abbiamo... Viene automatico. Sì, sì, abbiamo fatto... Alberto ha suonato delle parti, con una solo finale, che mi ha portato in quel mood. Da lì lo abbiamo fatto sempre, certo, perché è proprio una roba che... Sono cose spontanee. Sì, sì, funziona, una cosa viene naturale. Sì, è venuta proprio naturale, sì. Tra l'altro noi siamo amici a Milano di Mark Harris, che è pianista. Dove è stato pianista di Fabrizio De André, ha suonato con Sì, uno che ha suonato con un tutti, po' di tutti. E da una quindicina d'anni è proprio il pianista di Antonella Ruggero, quindi abbiamo fatto una... C'è una puntata con lui molto bella dedicata allora, alla sua musica. Fagli ascoltare il pezzo. Salutiamo Mark Harris a questo punto. Salutiamo, ciao Anto. Bene. Anto, chiamami. Beh, comunque penso che qualcosa farà ancora quest'estate come concerti, perché lei gira abbastanza. Sì. È stata l'anno scorso qua a Torino, non sono riuscito a vederla. Era in zona Spina, via Livorno, quella zona lì, Costa Svizzera. Adesso non so esattamente dove, ma lei comunque rimane una delle tre voci più belle della musica italiana. Assolutamente. Antonella Ruggero, Giuni Russo e Mina. Mina, Io non sono un fan di Mina, però non puoi non riconoscerla. No, sì, io ho cantato un sacco di canzoni sue, soprattutto La ragazza dell'ombrellone accanto, che nessuno conosce, ma io adoro. Beh, io ho apprezzato moltissimo Mina con Vignet, quell'album fatto del 72-73, quello era veramente geniale. Però ha fatto delle cose veramente... Assolutamente, sì. Però io trovo che Giuni Russo, per esempio, più sia una cosa che... Beh, caspita, stiamo parlando veramente di talenti incredibili, sì. Anche Mia Martini. Anche Mia Martini, infatti, per citarne qualcuno. Sì, infatti anche Mark Harris aveva raccontato degli aneddoti molto divertenti, vedi, su Mia Martini. Divertenti, però. Bello. Quindi è stato, sì, è stato meravigliosa. Molto carino, come una persona eccezionale. Ragazzi, ancora musica, sì, che ci stiamo veramente avviando pian pianino alla fine di Live Motel, ma abbiamo ancora un brano adesso lo spariamo immediatamente. E immagino che sia straordinario. Benissimo, Ilaria Allegri con Alberto Scarano, ancora Live Motel. Cammino per le strade della mia città, la gente che s'affaccia fuori dai balconi osserva come gira il mondo, come va. Accende la televisione di mattina presto per potersi stupire di quel suo successo. Come fa? Ma lo sanno in Oriente che la cosa importante è non perdere tempo a farsi troppe domande. Quando trovi soldi allora compra una macchina nuova, sposati al più presto e poi finisci l'università. Mentre fai un figlio che chi viene e chi va, e osservo di nascosto progettando il futuro, perché il futuro sarà ancora questo mantra, è colpa della crisi, ci rubano il lavoro, ridateci la vita, che banalità. Ma lo sanno in Oriente che la cosa importante è non perdere tempo a farsi troppe domande. Quando trovi soldi allora compra una macchina nuova, sposati al più presto e poi finisci l'università. Mentre fai un figlio che t'aspetta, meglio quando fai lo straordinario, straordinario.
farmi credere davvero di essere padrone del tuo destino. Motel. Ilaria Allegri a Live Motel con Alberto Scalano alla chitarra. Yes. Allora. Grazie, grazie a tutti. Grazie a todos. Allora, questo era questo EP che si chiama Ti ho perdonato. Esatto. Allora, ascoltatelo, andatelo a cercare veramente su tutti. Sì. Tra l'altro, io ti ho perdonato, c'è anche, è anche un video che abbiamo. Sì, è un video che abbiamo messo. Che sì. Abbiamo. E ricordiamo che l'abbiamo visto perché siamo ovviamente su YouTube, sì, che stiamo, esatto, registrando. Quindi, esatto, chi ascolta questa puntata venerdì sera la può riascoltare domani sera alle 20. Perfetto. Che, con la replica. Yes. Dopodiché domenica ci sarà su YouTube, nel canale Live Motel DJ Fox Radio, sarà possibile vedere anche quello che è successo qua questa sera con Ilaria e Alberto che hanno, esatto, suonato insieme. E io lo condividerò sui miei canali social. Sì, certo. Instagram, Facebook, sito internet, c'è di tutto. Io lo farò vedere a mia nonna. E quello che abbiamo visto appunto era il video prima, sì, di Ti ho perdonato. Esatto. Ecco, questo video che racconta un po' una storia, no? Sì, esatto, racconta un po' la storia appunto del pezzo, ed è stato, l'idea è stata di Andrea Pisani, che è uno dei due comici di Colorado, dei Pampers. Sì. Siamo molto amici, abbiamo lavorato insieme parecchio, quindi a un certo punto, quando ho chiesto consiglio, certo, si è prestato per darmi una mano nella realizzazione. Infatti è stato molto divertente, grazie a lui. Ecco, i video sono sicuramente un mezzo molto molto utile, no? Sì. Per arrivare comunque alle persone, per arrivare a un audience. Sì, infatti ne faremo presto uno a luglio. Sì. Avete pensato a un altro singolo, un altro brano da questo EP da portare avanti? Uscirà Zitto, sì, come secondo brano, anche, sì, perché con quel brano io ho vinto un concorso. Ecco, questa è una cosa molto bella che sì, ti fa culturalmente indipendente, che appunto ho appena vinto, e quindi grazie a loro posso realizzare un videoclip, fare un po' di cose in giro, sarò anche in finale a un concorso a Varigotti, quindi ci sono un po' di robe, di date, un po' di eventi, sono molto contenta. Sì, anche perché ci vuole anche, no, un po' di ritorno, perché una, sì, persona che dedica la propria vita alla musica, un artista, non è solo dare, sì, è tanto, sì, dare, tanto dare, comunque, ma è anche ricevere, sì, perché comunque la tua musica, è vero che vuoi che arrivi a più ascoltatori possibili. Eh sì, certo, certo. Ovviamente poi ci sono anche, dipende un po' come vuoi farla arrivare tu, perché ci sono anche persone che, compromessi, ci sono, boh, dipende quanto uno vuole spingersi, no? Sì, 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 certo. Ma per il momento, guarda, nessuno mi ha fatto proposte indecenti per Alberto. No, no, mai non parlo. No. Nessuno mi ha chiesto Alberto nudo, quindi per adesso, insomma. Ah, vabbè, ma mi vengono a chiedere il numero e poi questi spettacolini li faccio in privé. Ah, scusa, sì, sì, allora so, non voglio raccontare tutta la mia vita. Ma tu intendevi mi porti a quelli col tanga leopardato. Sì, esatto, esatto. Ma io questo non lo volevo e sapere. Mi cosparco di panna spray. Ecco.
No, vabbè, compromessi comunque no, sono scherzo. Non solo quelli sessuali, ma sono anche spesso proprio il fatto di volerti voler magari arrivare da qualche più in alto con la propria musica, però vedendola magari snaturata. Ah, sì, no. Certo. Ah, perché sì, magari sì, ti pigliano e ti dicono: "Ah, questo brano sì, è figo, però lo facciamo, lo trap, facciamo, lo facciamo così, trap, no, ecco, trap, come si dica". E so, allora a quel punto gli dici: "Boh, come io mi ingegno, mi sbatto e cosa". E poi vedo la mia canzone che diventa una ciofeca, no, no, che esatto, non la riconosci poi magari più. No, no, infatti questo fortunatamente non è successo. Senza contare quelli che appunto magari, come ritornando ai nostri cantautori, il famoso Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato, di questi qua, esatto, che ti pigliano, certo, ti rapinano, sì, di tutti i tuoi diritti, tu ci cedi tutti i diritti e... Beh, tutti questi talent che ci sono adesso sono un po', no, una... Ma questi non quello scrivono, che, quello che diceva niente. Bennato anni fa, anni sì, ma fa, questi è quella roba lì, ma questi prendono, ti succhiano. No, ma questi cantanti non scrivono neanche il loro nome. Però sono comunque imbrigliati. Cioè, sono cantano canzoni di altri, è facile fare musica così. Certo, no? Quindi è ovvio fare il botto cantando La Donna Cannone piuttosto che una canzone di Mia Martini. No? Sì, 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 sì. Ma al di là di quello, anche quando una volta poi, quando escono da quei programmi lì, sì, c'è gente che scrive per loro non fanno sì, niente. Certo, c'è una schiera anche di autori. Esatto, che... ma anche volendo. Non fanno soldi. Sì, sì. Ma Herman Meta, piuttosto che... Ci sono tutti autori che scrivono per, sì, per questi ragazzini. Nuovi, certo, che si ritrovano inesperti in un mondo sì, enorme. I squali proprio, perché comunque musica, sì, sì, la musica sì, è tosta. Comunque. Io infatti non amo il mondo dei talent proprio per questo. Ma perché io amo le persone, che gli artisti che si fanno, che hanno un processo graduale. Magari poi dura un po' di più, no, l'ascesa. Mm. Però almeno hai un... sicuramente un artista che sa quello che sta facendo. Beh, ma il viaggio che conta, non sì, la media, la destinazione. Assolutamente. Quindi. Ragazzi, siamo veramente alla fine. Ringraziamo allora Ilaria Allegri che ha cantato per noi questa sera. Grazie a voi, ragazzi, grazie. Ringraziamo Alberto Scarano che ha suonato la chitarra questa sera con noi. Vestito? Diamo... Vestito, sì. Ho la panna dietro, ma purtroppo non. Diamo appuntamento alla prossima settimana. Live Motel, un programma di DJ Fox Radio. Io sono Mauro. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre su www.djfoxradio.com. Ciao, ragazzi. Ciao. Vuoi ascoltare DJ Fox Radio Station con chi vuoi e dove vuoi? Vai nel tuo store preferito e cerca DJ Fox Radio Station. Scarica l'applicazione e scoprirai un mondo di contenuti e musica. DJ Fox Radio Station, con chi vuoi e dove vuoi. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.